Ho parlato delle nuove tecnologie riproduttive e delle ricadute che queste nuove tecnologie hanno sulla crisi della famiglia. Non c'è alcun dubbio che la procreazione medicalmente assistita sia in certe condizioni lacerante e problematica per una equilibrata esperienza familiare. Mi è sembrato però molto importante sottolineare che non dobbiamo assumere atteggiamenti pregiudizialmente ostili alla ricerca e al progresso della scienza. Tutti i nostri sforzi devono avere come obiettivo quello di umanizzare le pratiche scientifiche e di trovare in ogni pratica scientifica lo spazio adeguato per potenziare il bene umano e soprattutto il bene di quelle coppie che possono soffrire per l'infertilità o per la sterilità.